3 anni di amministrazione dei 5 Stelle a Roma e con il gruppo al Comune, alla Regione, al Municipio di Fratelli d'Italia abbiamo scelto di ricordare questo momento con questa immagine. Perché Roma è una città fuori controllo. È fuori controllo sul piano dei trasporti pubblici, sul piano della viabilità, delle buche, sul piano dei servizi sociali, zone franche ovunque, insicurezza, instabilità. 2 giorni fa addirittura i 5 Stelle hanno bocciato la richiesta di Fratelli d'Italia di modificare i criteri per l'accesso alle case popolari, quelli che prevedono che un rom abbia più diritto di un disabile. Abbiamo chiesto che non fosse più così. La nostra proposta è stata clamorosamente bocciata dai 5 Stelle in Campidoglio. E intanto la città versa in queste condizioni. Sul tema dei rifiuti non c'è una visione, non c'è una proposta, non c'è alcuna capacità, non c'è un assessore ai rifiuti oggi a Roma. AMA ha avuto cambiati 6 amministratori, Comune e AMA continuano a litigare, la raccolta differenziata non va avanti, i TMB per lo smaltimento dell'indifferenziato sono rimasti solamente 3 e non ce la fanno, e con l'avvicinarsi del caldo il rischio anche per la salute dei cittadini aumenta. E la Raggi? La Raggi se la prende se qualcuno dice che non sta facendo bene. Ma forse invece di prendersela e di buttare sempre la responsabilità su chi c'era prima di lei, oggi potrebbe occuparsi di questi problemi e spiegarci come si fa a risolverli. Perché ci avevano spiegato che i 5 Stelle sarebbero stati in cambiamento, invece abbiamo trovato solo incompetenza, superficialità e anche un po' di strafottenza.